prossima domani, ragazzi. Rieccoci quanti, carichi pimpanti, aziende del canale. Un'altra video insieme. Come avete visto, posto leggermente prima, come sempre, perché stasera c'è la partita fondamentale della nostra stagione che potrà dire chi siamo realmente e se possiamo in qualche modo compensare la stagione fallimentare che abbiamo avuto con una piccola gioia dell'Europa League e ovviamente coronare il sogno del secondo posto, che ci consentirebbe quantomeno di incassare il più possibile sotto il Napoli e approdare alla Supercoppa Italiana, che è nuova, con quelle quattro finaliste come sappiamo. Quindi andiamo a vedere appunto cosa pensa di fare la Juventus per il discorso manovra stipendi e come potrebbe finire sul discorso filone plusvalenze. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti gli strabilianti abbonati. Allora, per concludere il tutto nella maniera più veloce possibile, come ha detto anche Casini, presidente della Lega Serie A, che non perde mai tempo per parlare alla boia, alla carlona, perché anche lui non sa cosa vuol dire essere stato tempestato tutta la stagione tra arbitraggi, VAR, decisioni contro, anche a livello di giustizia sportiva, per non so, gli urli zingaro, gli urli razzisti, eccetera, e la penalizzazione. E adesso dobbiamo decidere cosa fare appunto sul filone plusvalenze e stipendi. La Juve cosa vuole fare? Per concludere il tutto in maniera più veloce possibile, senza andare a intaccare la prossima stagione, vuole, diciamo, barattare con Kinè, ed è il motivo per cui Kinè ha chiesto in questo momento una proroga ulteriore per decidere cosa fare sulla nuova stipendi, proprio perché sta aspettando di confrontarsi con la difesa bianconera e provare a dimezzare la pena con una multa salata. Quindi la speranza è quella che pagheremo soltanto una grande multa, e ci sta, patteggiamento non ammissione di colpa con un pagamento di una multa salata. Si parla di veramente di tanti milioni, adesso non vi so quantificare il totale, però sicuramente è una bella somma, perché ripeto, come avevo detto già in precedenza, teoricamente tu devi pagare da 1 a 3 volte diciamo la somma che avevi nascosto a livello di stipendi, quindi si parla di circa 22 milioni. Ok, per 3 sarebbero 66, quindi si arriverebbe probabilmente sì, quasi 70. Quindi ripeto, ragazzi, vediamo, siamo nelle mani di Kinè, della procura e della CAF, che ovviamente ci ha tenuto veramente per le balle, per non dire quell'altra parola, e quindi non possiamo far altro che diciamo ridurre le ferite, leccarci le ferite e cercare in modo da uscire da signori, come sempre, da veri e propri professionisti da questa situazione. Ecco, diversa è la situazione invece legata alle plusvalenze. Secondo me, visto come sono tranquilli Bella Cosa e San Giorgio, anche Elker, che ha parlato tranquillamente ai microfoni dicendo ci difenderemo in tutte le sedi, non vorrei che, facendo slittare la competenza territoriale alla Cassazione il 22 maggio, si decida solo lì la competenza territoriale, spostandola a Milano o a Roma, come è fiducioso anche Bella Cosa. Lui è convinto di riuscirci per un cavillo burocratico che ha analizzato nella forma della sentenza, e quindi guadagneremmo tempo e la penalizzazione da afflittiva diventerà posticipabile al prossimo anno. Ecco perché Ferrero, Scaravino e Bella Cosa e San Giorgio stanno già puntando al patteggiamento sulla manovra stipendi, perché non vengono toccati, non vengono impauriti da questa situazione sulle plusvalenze. Io la vedo così, ragazzi, contando che sono dei professionisti seri, ben pagati, tra i migliori in Europa, non vedrei per quale motivo dovessero completamente stare in silenzio sulle plusvalenze e fissarsi sulla manovra stipendi. Ma come? La cosa peggiore è che ci tolgano i punti per escludersi dalle coppe, e questi vanno a pensare alla manovra stipendi, che comunque è afflittiva il prossimo anno. Ecco, per quello che faccio un ragionamento anche logico sulla base di quello che ho a disposizione come materiale. Detto questo, stasera sarà una partita, ripeto, da prendere con le pinze. L'hanno detto un po' tutti gli opinionisti, anche quelli molto ferrati a livello di calcio, perché il Siviglia, ripeto, non è il Siviglia che ha vinto 2 Coppe UEFA e 4 Europa League, però è una squadra arcigna, inferiore a noi, ripeto, con delle idee di gioco, un allenatore con 2 attributi così, e quindi, ripeto, non basterà mettere il pullman davanti a Szczęsny, perché questi trovano l'imbucata, come ha fatto il Villarreal quando ci ha buttato fuori 4-1, tra andata e ritorno, 1-1 e 0-3 in casa, spiattellandoci vivi, e l'anno scorso, facendoci fare una figuraccia epocale, una delle peggiori nella storia della Juve. Quest'anno ancora peggio, perché aveva preso col 2-0 col Maccabi, sconfitta bruciante. Quindi ripeto, il Siviglia potrebbe essere, di quelle che abbiamo incontrato, la più forte finora, ma ancora, ripeto, sulla carta, inferiore. Quindi siamo chiamati ad andare in finale senza se e senza ma, e poi lì ovviamente tutto può accadere, perché se becchi la Roma,
che non gioca a calcio, ma punta a andare a sportellate, a farti il dirty talking, a buttarla sulla cacciara, sul non darti il pallone, dare a catapalle, tutte queste situazioni qua particolari che un Mourinho è bravo a gestire, e ecco lì diventa più complicato, perché comunque una finale di Coppa in cui ci sono tante dinamiche che vengono fuori, anche il valore psicologico. Però Szczęsny in porto dovrebbe essere lui, Danilo, Bonucci, e vedremo se ci sarà Alessandro. Ripeto, io non condivido la scelta di far giocare lui, però evidentemente Allegri si fida, magari tutto al più Gatti potrebbe esserci, però ripeto, Allegri ci ha abituato a un'ora prima della partita a fare dei cambiamenti drastici, quindi qualsiasi formazione proverai a buttarvi giù potrebbe cambiare in un secondo o l'altro. A centrocampo dovrebbe essere con Cuadrado e Kostić a un lato e l'altro, con Fagioli, Miretti e Locatelli in centro. Anche qui potrebbe cambiare, c'è Paredes pronto, abbiamo sicuramente fuori De Sciglio e Bremer che sono dei, diciamo, infortunati sicuri, e in attacco Di Maria e Vlahovic. Questo dovrebbe essere la struttura, quindi 3-5-1-1 solito, tutti barricati dietro con Vlahovic pronto a prendere le cannonate, no? Dal veliero che dovrebbero arrivargli in teoria dei palloni giocabili, speriamo, ma non dubito. È un Vlahovic più in palla rispetto a prima, che ha assimilato il gioco allegriano, quindi potrebbe trovarsi a suo agio anche una partita maschia, una partita in cui lui deve fare da collante tra la squadra schiacciata dietro e lui che fa reparto da solo. Quindi è chiamata a fare veramente una grande prestazione di sacrificio con pochi palloni toccati. Però, ripeto, è un Vlahovic che entro il 15 maggio, secondo le previsioni della nostra sfera magica, potrebbe regalarci ancora delle emozioni, qualche gol, poi dal 15 in poi potrebbe ritornare nel suo oblio, nel suo abisso nero. Però ripeto, magari è in una situazione positiva in cui si è trovato anche meglio con Allegri, in cui ha capito certi movimenti, certe movenze, in cui ha capito che non deve nervosirsi se non segna subito e non segna gol facili, ma che a volte bisogna aspettare il momento propizio per segnare il gol decisivo. A volte puoi anche solo fare degli assist, puoi fare solo delle sponde, puoi fare delle spizzate, puoi agevolare dei compagni anche su calcio d'angolo, su punizione. L'importante è che Vlahovic agevoli la vittoria della Juventus e giochi per la squadra. Questo è quello che secondo me gli chiederà Allegri, così come chiederà a Di Maria anche e a Bonucci, se dovesse giocare, di dare quel contributo da senior, da grandi campioni, da gente che ha vissuto queste partite difficili dove veramente ogni metro di campo vale tanto, pesa, e anche ogni pallone ha un tocco diverso e un valore diverso. Ditemi cosa ne pensate, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila. Come sempre vi ricordo, per concludere, chi volesse contattarmi anche via Facebook mi troverà come Stivello Magno, ok, in search, mi scriva in privato, lo aggiungerò nelle amicizie e gli farò avere tutte le notifiche del caso di tutti i video che pubblico ogni giorno. Guardate anche qua sotto, metto prima degli hashtag il nuovo canale piccolo che ho aperto, che sta crescendo anche quello, comunque molti di voi si stanno iscrivendo anche lì, che si chiama Juve World, ok? Con tanti contenuti interessanti, tra cui conferenza stampa pre e post partita, highlight dei gol, Bobo TV a spezzoni, molto simpatica, quindi ditemi cosa ne pensate. Ciao ragazzi, a presto!